Siamo verso la fine del percorso museale, la svolta del secolo. Siamo sul crinale tra 8 e 900. La borghesia ha assunto un ruolo centrale sul proscenio della storia. Qui alle mie spalle cominciamo a respirare il senso di questo rutilante cambiamento della società, esposizioni universali, il tram, l'illuminazione in Piazza del Duomo. Quest'ottimismo, questa fiducia in un progresso inesorabile e positivo si riflette finalmente anche su strati più ampi della popolazione. Il prodotto, il consumo viene ad assumere una sua centralità ben precisa e con esso nascono nuove modalità di comunicarlo. In una parola, la pubblicità, l'advertising. Questo sarà il cuore del nostro dialogo di quest'oggi. Noi abbiamo rappresentate, le vedete, queste opere straordinarie di Giorgio Ansaldi, caricaturista, l'inventore del rebus, che qui però raccontiamo come uno dei primi artefici della cartellonistica pubblicitaria. Con chi lo facciamo? Lo facciamo con un graditissimo ospite, che ovviamente ringrazio moltissimo per la sua disponibilità e cortesia, che è Marco Boglione, non solo presidente di Basicnet, ma anche presidente della Fondazione Cavour, quindi un amico stretto del museo, Fondazione Cavour, che ha sede nella splendida dimora di Santena. La prima domanda che ti faccio, Marco, è questa. Ho appena detto la cartellonistica dell'epoca che riflette lo spirito del tempo, no? Profumi di Belle Époque, ottimismo. È ancora così oggi? Oggi la pubblicità riflette quello che c'è fuori, riflette lo zeitgeist? Lasciami dire che da un punto di vista storico quello che hai detto è giustissimo, diciamo dal punto di vista della superficie, ma quello che a me colpisce di quel periodo è quello che ci sta sotto quello che si vede, e cioè la vera forse nascita per la prima volta nel mondo della cosiddetta economia di mercato e anche insieme del capitalismo diffuso, cioè che poi con gli anni si è aggiunto anche il concetto di democrazia e quindi si è iniziato a creare quel paradigma su cui si è sviluppata l'umanità di fatto nei successivi 120 anni a arrivare a noi. Quindi quello, più in generale, il risorgimento italiano, è anche da vedere come genesi, laboratorio di un qualche cosa di grandissimo, di molto grande, che è il modello organizzativo, sociale ed economico che ha prodotto tutto questo sviluppo nel mondo negli anni che sono poi venuti attraverso tutto quello che è successo. Se tu mi chiedi come se la pubblicità, come in allora, riflette la società, se ho capito bene, e ti dico senz'altro di sì, che effettivamente quelli sono stati i primi esperimenti di tecnologia dell'informazione, della comunicazione, utilizzando gli strumenti di allora, e quindi lì era evidente che la pubblicità rappresentasse la società. Con lo sviluppo, frenetico, imprevedibile delle tecnologie di comunicazione, oggi il rischio è che la società rappresenti la comunicazione. Però sì, è vero, la pubblicità rappresenta sempre la società, lo stile, i gusti, diciamo, il modo di voler vivere, di voler essere,
perché chi vende poi soddisfa dei bisogni, quei bisogni lì, quindi li si identifica con la pubblicità e poi li soddisfi col prodotto. Eccola, l'innovazione tecnologica già impatta sulla pubblicità nel periodo di riferimento del quale stiamo parlando. La cromolitografia consente di stampare più pagine pubblicitarie, le famose reclame. Ecco, la pubblicità ha attraversato le grandi svolte nel campo dei media, la TV, il web, i social. Ecco, come si è adeguata a questo vorticoso cambio comunicazionale e chi ha influenzato chi? Intanto, guarda, la tecnologia impatta su tutto. E la tecnologia, per definizione, soprattutto le nuove tecnologie, ma le tecnologie di per se stesse, sono lì per fare o cose nuove o cose che si facevano già prima, meglio e più velocemente. Se ci pensi, tutte le tecnologie o aprono nuovi orizzonti o migliorano le cose che ci sono, le rendono più accessibili, più veloci, più comunicabili. E quindi la tecnologia dell'informazione, essendo che qualcuno ha detto la pubblicità è l'anima del commercio, quindi la comunicazione è proprio alla base di quel nuovo mondo che, anche grazie a delle nuove tecnologie diverse, ma si affacciava ed era il mondo dell'economia di mercato. Quindi la comunicazione è sempre stata totalmente integrata allo sviluppo e, diciamo, da quel momento lì di fatto si sono cominciati a inseguire i due mondi, perché la comunicazione per se stessa è un'opportunità di business che ne genera dell'altro, quindi l'altro la stimola a migliorare per fare più business, ma se migliora e fa più business, anche l'altro, quindi l'economia, il mercato, se ne avvantaggia. Su questo ci metti le tecnologie, che vanno per i fatti loro, ma si applicano più velocemente dove c'è trippa per gatti. E quindi le nuove tecnologie, e qui tu mi dici la cromolitografia, e oggi è sempre cromolitografia, ma non c'è più la pietra, è tutto digitale. Però da un punto di vista funzionale è cambiato poco, da un punto di vista invece tecnologico è cambiato tutto. E il tutto è stato proprio il cambiamento, il passaggio tra l'analogico e il digitale, cioè tra l'andare al massimo alla velocità del suono o andare a 300, che sono 1000 km all'ora, o far andare tutto alla velocità della luce, dell'elettronica, che sono 300.000 al secondo di chilometro. Ecco, è cambiata una dimensione proprio da analogico a digitale, un iperspazio da un punto di vista funzionale, è cambiato niente da un punto di vista di contenuti. Il tratto grafico dei manifesti che abbiamo esposti richiama evidentemente i movimenti pittorici, soprattutto francesi dell'Ottocento. Sappiamo che Charette, Toulouse-Lautrec si sono dedicati alla cartellonistica pubblicitaria. Qual è il rapporto tra arte e pubblicità? Te lo chiedo anche in considerazione del fatto che le tue pubblicità hanno segnato evidentemente un'epoca, sono studiate nelle scuole di comunicazione di tutto il mondo. Questo confine c'è? È labile? Qual è il tuo parere in merito, Marco? Da un certo punto di vista, ma quello che conta, e si potrebbe tranquillamente dire che non c'è nessun rapporto, sono la stessa cosa, perché l'arte è ovviamente facilmente collegabile alla creatività, all'immaginazione, alla poesia, alla creazione, e quindi l'artista interpreta queste cose.
però non ha finalità commerciali indirette, nel senso che non è che uno vede un bel quadro e va a comprare un dentifricio. Però è anche vero che tanti artisti si cimentano nella pubblicità, perché poi alla fine anche l'arte è mercato, lo era per Michelangelo, lo è anche per gli artisti attuali. Quindi alcuni artisti si cimentano, a cominciare dai primi, perché le pubblicità che vediamo qui di fatto sono tutte uscite dalla penna o dal pennello di un artista, non di un pubblicitario, perché non esistevano i pubblicitari in allora. E ricordiamo che Armando Testa era un pittore che poi ha scelto di, diciamo, realizzare la sua vita, non venendo mai meno alla sua vena artistica. Le sue pubblicità sono opere d'arte, le conosciamo tutti, e ha deciso di applicare, di non rivolgersi a un gallerista, ma di mettere su un'agenzia di pubblicità. Quindi parte tutto dallo stesso crogiolo, cioè dalla creatività, dall'immaginazione, anche da un po' di follia, dal pensare le cose, dal vedere delle cose che forse gli altri non vedono ancora e che tu con l'arte, con la poesia, con la musica gli fai intravedere. Ecco, poi la difficoltà diciamo di collegarle oggi è sul piano pratico, perché tutta la pubblicità è un po' arte, perché è frutto di creatività e di immaginazione. Però ormai la distanza dei due mondi è tale che uno dice uno una cosa, l'altro l'altra. Ma sopra ci sta un po' lo stesso gene. Questi manifesti sono solo un meraviglioso retaggio del passato, o sarebbe pensabile, di ovviamente declinandoli, di utilizzarli oggi? Tu ti immagineresti un tuo prodotto comunicato così, oppure sarebbe come pensare di andare a Milano con la carrozza a cavalli? Beh, diciamo che ci sono poi anche i mega trend nel mercato, e quindi ci sono gli anni in cui vanno gli anni 80, gli anni 60. Se un giorno per caso andassero gli anni 1890 o 1900, si potrebbe ripensare anche di riutilizzare grafiche di quel tipo. Ben lungi, nel senso che sì, sarebbe come andare a Milano in carrozza o a cavallo. Bizzarro, sarebbe bizzarro, non escludo che si potrebbe fare, perché comunque il messaggio, il contenuto, al di là del fatto che lì ci sono due belle biciclette con due che vanno in bicicletta, ci sarebbero due biciclette moderne, ma sempre con due che vanno in bicicletta, vestiti diversi, quindi la pubblicità è quella, sarebbe sempre la stessa, ed è sempre la stessa. Poi, come si diceva all'inizio, l'influenza della società renderebbe molto bizzarro, molto ironico, se noi ci riferissimo su un messaggio di comunicazione a un sentire, diciamo, popolare del 1800. Ecco, quello non credo che sarebbe possibile.